Salve a tutti e benvenuti e soprattutto bentornati nel mio canale e oggi, come al solito, vedremo delle informazioni che serviranno nel mondo, che vi serviranno a voi per ampliare il vostro bagaglio culturale. E oggi parliamo di cibo, perché dove saremmo senza il cibo? Quindi, signori, visto che noi siamo qui per imparare di più, iniziamo subito. Prima curiosità, masticare il chewing gum fa passare la voglia di mangiare frutta e verdura. E sì, gli scienziati hanno scoperto che la sostanza chimica che viene utilizzata per dare il sapore di menta rende i cibi più salati, e questo soprattutto colpisce frutta e verdura, che la rendono sgradevole al gusto. Ora, magari noi mangiamo i cracker, no? Vi siete mai chiesti perché i cracker hanno i buchi? Beh, questo è per una questione di cottura. Infatti questi buchi servono per evitare la formazione di bolle e per far sì che il vapore fuoriesca e non faccia lievitare i cracker, così da avere il nostro cracker bello piatto, bello lineare e favoloso. Altra curiosità, nell'antica Roma l'infanzia veniva definita come età delle noci perché i bambini erano abituati a utilizzare le noci al posto delle biglie. Ora, noi sappiamo che il cioccolato dà energia, ma il motivo perché dà l'energia? Beh, è perché è la sostanza che contiene più teobromina in natura, che è uno stimolante simile alla caffeina. Quindi attenzione a non abusare del cioccolato, perché poi diventate delle schegge impazzite. Oppure, vi siete mai chiesti quale sia il frutto più costoso al mondo? È lo Yubari King. E lo Yubari King è una sorta di melone sacro e viene venduto in Cina alla modica cifra di $5,000 a coppia. Cioè, per mangiarti il melone $5,000. Sai con $5,000 quanti meloni mi compro? Un burdello, un fottio, un sacco. Le ciliegie si dice che una tiri l'altra, però bisogna stare attenti a non mangiare il nocciolo, perché all'interno del nocciolo c'è questo acido cianidrico, che è un potente veleno che ostacola il trasporto di ossigeno nel sangue. Quindi schioppi. Triste, ma vero. Non so se avete mai scaldato il latte e si forma quella patina sopra. Che cos'è quella patina demoniaca e schifosa? Quella patina è l'effetto dovuto alla caseina, che intorno agli 80 gradi, con l'evaporazione dell'acqua, coagula in superficie e diventa una specie di pellicola. Quindi è la caseina. Il cibo da sporto è una novità? Magari uno si chiede, ma prima spedivano il cibo? Sì, perché oltre al fatto che, vabbè, adesso è molto d'uso perché col Covid ti fai arrivare gli hamburger, eccetera, o il sushi. Ma anche ai tempi esistevano i ristoranti takeaway, esistevano già nell'antica Roma, perché durante i tempi dei romani in molte case, magari persone che non erano abbienti, che non avevano i miei spicci, non ci avevano i soldi, non avevano la cucina in casa, quindi dovevano farsi portare il cibo da fuori. Non solo le ciliegie sono malvagie per il nostro corpo, ma anche la noce moscata, perché non bisogna mai esagerare con la noce moscata, perché la noce moscata contiene una neurotossina che, se assunta in grandi quantità, provoca allucinazioni e convulsioni. Un burdello. Un burdello. E anche le mandorle vogliono avere un posto in questa categoria di cibi dannosi, perché non bisogna, anche se le mandorle sono buone, non bisogna esagerare, perché all'interno hanno questa sostanza che si chiama amigdalina, che all'interno nel nostro organismo produce l'acido cianidrico, che è l'acido da cui viene estratto il cianuro, e quindi ti schioppi. Però almeno hanno un buon sapore. Vi siete mai chiesti perché si chiami pomodoro, che non è un pomodoro, che non è un color oro? Perché le prime varietà che furono portate in Europa dalle Americhe nel 1540 erano di color giallo oro, da cui il nome pomodoro. Pura magia. E poi si è evoluto e è diventato rosso. Ora, perché si chiama caffè arabica? Il caffè. Non perché venga dall'Arabia, ma perché questa varietà di caffè, infatti, è originaria dell'Africa orientale, ma fu portata in Europa dagli arabi, consumatori di caffè, fin dal XV secolo. Quindi, se non lo sanno loro del caffè buono, chi lo sa? Eh? Nel 1674 le donne si unirono contro il caffè. Anche se può sembrare strano, un gruppo di donne si scagliò contro il caffè, con tanto di petizione, in quanto causa della perdita di vigore sessuale dei loro mariti.
Quindi bisogna stare attenti. Poco caffè, signori, poco caffè. Se no poi ti denunciano pure a te. Le fragole, noi pensiamo che la fragola sia il frutto. In realtà, dal punto di vista botanico, non è tanto la fragola il frutto, ma gli acheni. E cosa sono gli acheni? Sono i semini. I semini che si trovano sulla superficie. Quindi quello è il frutto. Tutta l'ambaradama? No, ma il frutto è il semino, l'acheno. Buono. Ora, signori, questa sarà l'ultima bellissima notizia. Perché il popcorn scoppia? L'esplosione è causata dall'umidità all'interno del chicco che con l'aumento della temperatura esplode. Praticamente dentro il nostro chicco abbiamo l'umidità. Le molecoline di acqua vogliono uscire, però vengono trappolate dalla pellicina del chicco. Allora spingono finché questo non ci fa. Intanto dentro fa un calore pazzesco e fa pum ed esplode. E noi abbiamo il popcorn da mangiare così. Buono! E così, signori, termina anche oggi il nostro episodio di oggi, dove vi ho un po' raccontato e narrato le cose folli del cibo, o almeno delle informazioni sul cibo, non tutte, perché questo bellissimo format, dove imparerete sempre qualcosa, andrà avanti finché non sapremo tutto del mondo. Quindi, signori, spero che questo episodio vi sia piaciuto, che abbiate imparato qualcosa di nuovo. E soprattutto, signori, scrivete nei commenti una delle cose che non sapevate, o anche tutte le cose che non sapevate, e noi ci vediamo domani con un altro video. Sempre così. Arrivederci, signori, e ti saluta, bravo, e ti, bravo.